Bentrovati e buon inizio d'anno a tutti. Dunque, dopo una lunga digressione, ora l'inverno sembra dover tornare sui suoi passi. La grande cupola anomala di alta pressione subtropicale va ritirandosi pian piano al di là del Mediterraneo, mentre la sua figura antagonista, ricordate una profonda saccatura che qualche giorno fa avevamo individuato in pieno oceano, si è ora portata sul nord Europa. Da qui sta iniziando a raccogliere aria molto fredda, in parte addirittura prelevata oltre il circolo polare artico, per spingerla verso l'Europa centrale. Nel frattempo una perturbazione atlantica si sta avvicinando da ovest alle coste occidentali europee con intenzione di rompere sul Mediterraneo, proponendo un passaggio anche sull'Italia tra mercoledì 5 e venerdì 7 gennaio. Ebbene, l'azione congiunta di queste due figure darà una svolta allo stato del tempo. A partire dal giorno dell'Epifania, infatti, avremo un sensibile calo delle temperature e sulle nostre montagne potrebbe tornare anche la neve a quote relativamente basse, specie nelle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Nel frattempo, sul vicino Atlantico, con il passare dei giorni, tornerà ad espandersi l'anticiclone delle Azzorre, il quale costringerà successivamente le correnti a ruotare dai quadranti nord-occidentali. Questa manovra avrà come conseguenza, a partire dall'8-9 di gennaio, un ristabilimento del tempo sulle nostre regioni settentrionali, protette in gran parte dall'arco alpino, e invece a condizioni di ulteriore instabilità con temperature al di sotto della media al centro e al sud. Ma quali sono le previsioni per le prossime ore? La cartina dedicata a martedì 4 gennaio ci indica chiaramente condizioni di cieli nuvolosi su gran parte del nord e sulle centrali tirreniche, con qualche debole pioggia o piovigine non esclusa, soprattutto sulla Liguria, sull'Alta Toscana e sulla pianura lombarda. Altrove, guardate, poco nuvoloso con schiarite e condizioni di tempo asciutto. In serata, ulteriore addensamento della nuvolosità lungo la cresta delle Alpi per l'approssimarsi della perturbazione che poi mercoledì 5 porterà su gran parte delle nostre regioni centro-settentrionale e in Sardegna nubi estese e precipitazioni a carattere sparso. Il limite delle nevicate, guardate, inizierà a scendere anche al di sotto dei 1000 metri lungo le Alpi, anche sull'Appennino settentrionale, mentre rimarrà attestata ancora a quote piuttosto elevate su quello centrale, 1200 metri, 1300 metri in Sardegna. I venti tenderanno a rinforzare assumendo rotazione ciclonica e i mari diventeranno molto mossi, le temperature subiranno una netta diminuzione. Infine, la tendenza successiva è con l'Epifania che porterà il sole al nord-ovest e spingerà invece piogge sparse sull'Emilia-Romagna con qualche spruzzata di neve sino ai livelli collinari, sul centro, in Campania e in Sardegna. Le piogge poi venerdì si concentreranno tutte al sud, accompagnandosi occasionalmente anche a qualche spunto temporalesco e a un calo delle temperature, ma nevicate in questo caso solo in montagna. Grazie per averci seguito, prossimo aggiornamento video mercoledì sera dopo le ore 19 sempre su questo canale. Vi attendo come sempre numerosissimi, un cordiale saluto e a risentirci da Luca Angelini.